Il cervello è una delle macchine più complesse dell'universo, 100 miliardi di neuroni, milioni di miliardi di sinapsi. Lo studio del cervello è proprio all'inizio. Diciamo che le potenzialità del cervello umano sono diciamo infinitamente più complicate di quello che ci immaginiamo oggi. Voi cercate di replicarlo in qualche modo? Certo, in maniera semplificata. C'è una complessità che è stata sviluppata in milioni di anni di evoluzione. E non possiamo pretendere di avere craccato il codice del cervello. Noi ne sappiamo abbastanza per costruire un'imitazione rudimentale, che però, anche essendo rudimentale, è molto utile. Ci sono tre parti, li chiamo body, mind, brain, o il cervello, il corpo e la mente. Il corpo è il corpo del robot. Il cervello è il processore dove risiede, diciamo, la potenza computazionale, e noi costruiamo il software che dà l'intelligenza a questi robot. E ci faccia un po' di esempi, perché io perché devo mettere il suo computer sul mio drone? L'operatore del robot, del drone, deve guidarlo passo dopo passo. E il desiderio è quello di dire al drone: vai a fare un'ispezione di questi 10 km di pipeline, e uno deve pilotare questo drone a mano e guardare 12 km di tubi. Possiamo insegnare al drone che questo è un tubo normale e questo è un tubo che ha dei problemi o della corrosione, e quindi il drone praticamente dice all'operatore: nel chilometro 17 c'è una corrosione, vai a vedere. Stiamo automatizzando: al posto di dare il cervello all'operatore al drone, il drone avrà il proprio cervello. Che si intende per intelligenza quando questo discorso è applicato ai computer? L'intelligenza umana deriva dall'interazione di milioni, miliardi di questi neuroni che ci danno la possibilità di capire i suoni o le immagini o parlare o avere intuizioni o insomma tutte le facoltà cognitive. E noi l'abbiamo costruito proprio dal basso, costruendo questi elementi fondamentali, imitando un po' il cervello animale e il cervello umano. Voi fate il riconoscimento di oggetti, sì. Giusto? Sì. Io dico al computer: questa è una pianta, poi prendo un'altra pianta e lui capisce che quella è un'altra pianta. Sì. Poi a un certo punto dico: questo si chiama Stefano. Sì. Diciamo che noi possiamo apprendere quello che vogliamo, sia dei volti, sia degli oggetti, eccetera. Il riconoscimento facciale è qualcosa che non facciamo, diciamo, dal punto di vista commerciale, però molti lo fanno ed è applicato in maniera molto vasta. Stiamo costruendo queste applicazioni per le forze di polizia, però non salviamo l'identità delle persone, non la conserviamo, non è il nostro mestiere. Ehi, hai riconosciuto? Funzionato. Sì. Questa applicazione che gira nelle telecamere che sono appese nel petto della polizia, e per esempio possono riconoscere se c'è un bambino che si è perso, possiamo apprendere l'aspetto di questo bambino e trovarlo in una folla di gente. Quindi è un uso socialmente accettabile, anzi, io, avendo bambini, vorrei questa tecnologia che funzioni. È interessante ai limiti dell'inquietante. Ai limiti dell'inquietante, ma io penso che l'intelligenza artificiale non debba inquietarci. L'alternativa, i robot e i software rimangono stupidi. In realtà noi non viviamo già senza le macchine. La persona comune spende diverse ore alla settimana in macchina, o operando un computer, o operando un telefonino. Quindi siamo già un po' schiavi delle macchine. L'intelligenza artificiale può ridurre paradossalmente la schiavitù rispetto alle macchine, perché al posto di dare il mio cervello per guidare la macchina, la mia autovettura o per controllare il mio telefonino, eccetera, avrò un assistente digitale che farà questo per me. Se noi pretendiamo che l'umanità vada nel prossimo stadio del suo sviluppo, l'intelligenza artificiale è, gioco forza, una tecnologia che deve entrare nel nostro mondo. E l'importante è farla entrare con la giusta etica.